a eu lieu en France. Donc vraiment organiser la lutte. E reagire veramente subito, immediatamente, qua da voi in Italia e organizzare la lotta. Donc le repérage des nids qui doit être fait dans la périphérie des nids déjà repérés aujourd'hui. E quindi la tracciabilità dei nidi, il ritrovamento dei nidi intorno, nella zona intorno a quelli che sono stati già trovati. In maniera a li distruggere il più rapidamente possibile. In modo da poterli distruggere il più rapidamente possibile. Vraiment renseigner la population, bien communiquer envers la population. Informare, comunicare molto bene la popolazione che abita in queste zone. Afin d'éviter les erreurs de piégeage. Al fine di evitare degli errori di trappolaggio. E essere veramente efficace dans la lutte. E essere veramente efficace nella lotta. Merci. Bene, io ringrazio Trebbio Bove. E Nicolà, che hanno, come voi avete ascoltato, raccontato la loro lunga esperienza in Francia, sono dei suggerimenti. E adesso passiamo agli oratori successivi, sono i ricercatori dell'Università di Torino. Prima però devo dire due cose. Ringrazio la senatrice Donatella Albano, che è presente in sala. Componente della Commissione Agricoltura del Senato, è un po' che c'è da qualità, l'ho vista un po' in ritardo, la invito poi a salire sul palco, non subito quanto ne ha intenzione, qui c'è più caldo che libero, se può essere utile. Poi in sala c'è anche il dottor Franco Corbigoni, che è un altro dirigente del settore agricoltura della Regione Liguria, che ringrazio per la sua presenza, anche lui se vuole dire qualcosa ne ha ovviamente facoltà. Poi, cosa ben più importante, perché mi hanno mandato un biglietto, il grande Lucio Lattieri, che è vero, anno, che ha più di e che ha mandato un biglietto, ci ricorda che c'è il rinfresco nella sala di benissimo. Questo è il secondario. Quindi, più tardi, tenete duro che poi ci sarà questo rinfresco. Ciò detto, do la parola al professor Stefano De Michelis, che mi pare sia già in postazione. Quando è riuscito a accendere il microfono, parla. Grazie. Buongiorno a tutti. Io invece vi illustrerò quanto abbiamo fatto fino ad oggi sulla Vespa Velutina, perché, come sapete, è arrivata anche in Italia e cominciando proprio dalla Liguria. La Vespa Velutina è una vespa sociale che si aggiunge alle altre 22 vespe sociali che sono conosciute in Europa, di cui 21 presenti anche in Italia. L'unica che manca in Italia è la Vespa Vespula Pacifica, che è confinata nel nord dell'Europa, quindi in tutta la zona scandinava. Ci tengo a sottolineare che si tratta di vespe sociali, ovvero quelle vespe che formano una colonia annuale, la cui regina, l'unica regina è quella oviniponente, muore alla fine dell'anno, così come muore tutta la colonia, perché ha riprodotto le sue nuove regine che daranno poi la colonia nell'anno successivo. È una cosa importante da ricordare perché in effetti in Europa e in Italia il numero di vespe, quello che vi sentite chiamiamo vespe, sono molto più numerose. Ce ne sono 350 specie diverse, di cui alcune migliaia sparse in tutto il mondo. Fino al 2004 questa era la situazione, dal 2005, come vi hanno illustrato i colleghi francesi, è arrivato in Francia, quello è stato ufficiale, molto ovviamente c'era già dall'anno precedente. Da noi il nostro primo rilevamento risale al 2012, proprio qua in Liguria. Perché è importante avere a mente questi piccoli dati? Perché comunque questa vespa si va a affiancare a tutte le altre nostrane e bisogna fare molta attenzione a non confonderle fra di loro e soprattutto, come vedremo poi anche nelle immagini successive, a non confonderle con specie per noi utili. Un aneddoto tanto per inciso, abbiamo ricevuto delle segnalazioni del resto d'Italia, da quando abbiamo comunicato la presenza di questa nuova specie, che addirittura ci dicevano che era arrivata la Velutina e poi in realtà si trattava addirittura di ape, quindi poi
dire, è molto importante non prendere lucciole per lanterna. Fra le diverse specie che sono presenti in Italia, sono molto comuni la vespula germanica, la vespula, molto simili fra di loro dal punto di vista dell'aspetto, della forma, del colore, cambiano leggermente le dimensioni e anche il loro criterio di nidificazione. Per andare un po' più nello specifico, se proprio uno vuole riconoscerle, bisogna osservare l'apparato boccale. Come potete osservare, l'apparato boccale è molto più allungato e conico della vespula e più allargato invece della vespula germanica. Ma è la distanza tra occhio e mandibola che è molto importante. Ma questo ovviamente farlo con un insetto vivo e così ad occhio nudo può diventare difficile, ma con una buona lente di ingrandimento o soprattutto con un insetto morto è anche abbastanza facile da riconoscere. Ma l'aspetto più interessante è dove nidificano. La vespola germanica, come le vespole in generale, fa un nido a livello del suolo o nel suolo, e questo può creare qualche problema, tant'è vero che ogni anno in Italia vengono stimati e anche pubblicizzati almeno 2 o 3 decessi, soprattutto dalla vespola germanica. Perché? Perché facendo il nido nel suolo inavvertitamente si può calpestare, oppure chi lavora i terreni anche con l'aratro, queste possono uscire a centinaia e ovviamente vanno a pungere il malcontento. La dolico vespola invece va sugli alberi, quindi in posizione aerea. Altro elemento che ne caratterizza sono le dimensioni. Quello della vespola ha un diametro che arriva ai 30 cm e anche qualcosa di più, la dolico vespola invece sta sui 25-35 al massimo. Perché è un dato importante? Perché noi, oltre ad aver importato delle vespe, ne abbiamo anche esportate. Proprio la vespola germanica noi l'abbiamo diffusa, visto che è europea, l'abbiamo diffusa in buona parte del mondo, soprattutto in Nuova Zelanda e in Australia, dove crea dei grossi problemi, e visto che avrà dei competitori, fa anche dei nidi che possono raggiungere le centinaia di migliaia di adulti. Quindi un grosso nido, ben superiore ai 30-40 centimetri di cui abbiamo parlato prima. E l'altra cosa importante, viste le condizioni climatiche, e questo ci serve poi per fare dei ragionamenti anche sulla vespa leontina e sui potenziali altri insetti che potrebbero arrivare, dura più di un anno, riesce a passare l'inverno appunto per le condizioni climatiche favorevoli. Anche i poliste sono altre vespe sociali che possiamo incontrare. Si riconoscono facilmente perché hanno un addome fusiforme stretto nel punto di contatto con il torace, il classico vitino di vespa. Come dimensioni non sono diverse dalle due precedenti, hanno sempre un'apertura alare intorno ai 25-30 mm, 3 cm massimo di apertura alare. I nidi sono completamente diversi, vedete, fanno tutti completamente aperti, non sono protetti, non c'è nessun involucro, li lasciano in un ambiente aereo, in mezzo alla vegetazione, quindi sulle rocce, oppure anche nei luoghi imparati, nelle abitazioni, nelle soffitte, sotto le tettoie. E a differenza degli altri non hanno tantissimi individui, vanno da poche decine a un centinaio di mezzo. E anche come dimensioni sono più piccoli. Il diametro, visto che sono delle piccole ciambelline, non superano i 15 cm, sempre con le ciambelline verso il basso. Queste sono quelle che ci interessano più da vicino, cioè la vespa cavo, la vespa europea, la vespa nostrana, il calabrone. Qui vedete la regina, come detto prima, piuttosto grande, inconfondibile, il maschio con le sue antenne lunghe, questa è una caratteristica praticamente di tutte le vespe, anche della vespa leontina succede la stessa cosa, e sotto le operaie, decisamente più piccole rispetto alla regina. Questa è l'altra vespa nostrana, cioè presente in Italia, ma confinata nel centro-sud, ed è la vespa orientalis, che grossi problemi li ha creati in apicoltura. Ci sono in letteratura un sacco di lavori fatti su questa specie e anche di recente ci sono state diverse pubblicazioni sull'attività della vespa orientalis, sempre negli alveari ma nella zona greca. E quindi anche questa è una cosa importante da tenere presente. Anche per un secondo aspetto, come potete osservare, la morfologia è abbastanza simile alla leontina di primo acchito. Queste sue bande gialle sulla parte terminale dell'addome. Tant'è vero che in passato erano confuse e anche nella letteratura scientifica lo stesso nome veniva dato alla vespa orientalis.
l'idea confusa con pesca orientale e pesca prelutina, solo poi in tempi recenti che sono state ben separate. Questa invece è la nostra pesca prelutina, ormai anche nostra, perché come potete vedere il primo rilevamento che noi abbiamo fatto è stato quello di un maschio a Loano esattamente un anno fa, quindi durante il periodo autunnale. Questa invece è una femmina che abbiamo poi raccolto quasi un anno dopo, sempre comunque nella zona della Liguria di Ponente. Qui vedete l'aspetto, sono abbastanza simili, qui è la vespa verutina, questa è la testa di vespa craco. Hanno un aspetto molto comune che è caratteristico comunque a tutte le vespe sociali e anche vespine, e cioè vedete gli occhi, hanno la forma di un rene, le ali come avete visto precedentemente a riposo sono ripiegate su loro stesse e poi hanno questa colorazione scura miscelata con bande gialle, con bande rossicce, arancate, quindi diventano abbastanza inconfondibili, anche se poi talvolta si possono prendere lucciole per lanterne. Loro invece fanno nidi in posti diversi, o dentro i cavi degli alberi, in luoghi riparati anche nelle abitazioni, diciamo nelle rientranze dei muri, come questa Vespa orientalis che vedete proprio all'inizio della sua attività. E qui invece è la Vespa prelutina che avete già visto precedentemente, dove nidifica in luoghi aerei partendo da un nido molto piccolo. Qui le due condizioni, sulla pianta sempreverde e così invece si vede in autunno su una latifoglia che perde le sue foglie. La cosa interessante è vedere invece in sezione che cosa succede. Allora, questo qui è il nido che abbiamo raccolto recentemente proprio in Liguria. Abbiamo fatto una sezione per vedere com'è all'interno e la cosa interessante è lo spessore delle pareti del nido, che parte da uno spessore di circa 3 cm nella parte inferiore per poi aumentare 5-8 cm e poi all'apice raggiunge anche i 20 cm di spessore. E questo in base alle osservazioni che hanno fatto anche nella sua parte di origine sembra legato a una condizione di resistenza, soprattutto, come vedremo successivamente, perché è una specie che si è diffusa nelle zone tropicali e subtropicali, sottoposte a precipitazioni piovose molto forti, molto intense, si sviluppa nella zona monsonica, quindi questo potrebbe essere un elemento per resistere alle condizioni ambientali particolarmente avverse. Con la sua cattura abbiamo preso anche tutto quello che rimaneva della colonia all'interno e da una prima stima approssimativa abbiamo calcolato circa 1 miliardo di adulti, più un bel numero di larve e di pupe ancora presenti. E qui vediamo l'origine di questa vespa prelutina. Allora, la vespa prelutina è una come specie, però presenta ben 11 varietà cromatiche sottospecie che a seconda della colorazione e di dove si trovano, sono diffusi su diverse isole della zona a cavallo dell'Equatore e entro la fascia del tropico del Capro, ci sono ben 11 forme cromatiche diverse. Da noi è arrivata la Nidrithorax, che invece è diffusa già nella zona di transizione fra i tropici e la zona temperata, tanto per intenderci la zona climaticamente abbastanza simile alla nostra, quindi con inverni piuttosto freddi e estati piuttosto calde. Tant'è vero, ecco qua, qui per vedere la diffusione, ma la cosa importante è che tant'è vero si è diffusa anche nel sud Corea, che è molto più vicino a noi dal punto di vista climatico. Ecco qua, anche qui si può vedere su una zona portuale, quindi che si affaccia direttamente sul Pacifico, dalla zona urbana poco per volta si è diffusa anche all'interno. Qui con una velocità leggermente più rapida rispetto a quanto è successo in Europa. Qui mediamente c'è stato un avanzamento del fronte con 20 km all'anno, contro i 100 km invece di quanto è successo in Europa, in Francia e poi adesso anche in Italia. Questa cartina che avete già visto precedentemente è soltanto per dire una cosa. Questa è una cartina predittiva, cioè che è servita per poter dire ma dove potrebbe arrivare, dove potrebbe diffondersi. Ed è una cartina che è stata pubblicata nel 2011.
Noi abbiamo iniziato, lo vedremo successivamente, a fare il nostro lavoro di monitoraggio per vedere dove potevamo intercettarla, partendo proprio dal Piemonte, dalla Liguria. Bene, c'è una decisa coincidenza fra le aree predette attraverso questa cartina e la nostra intuizione comunque di andare a collocare le nostre trappole di monitoraggio per poterla intercettare. Qui quello che è successo in Francia, quindi è inutile ripetere i passaggi già effettuati. Interessante quest'ultima cartina perché è più recente di quella precedente ed è già arrivata anche in Corsica. E veniamo adesso a quello che è la situazione in Italia. Come dicevo precedentemente, noi abbiamo iniziato una serie di monitoraggi a partire dal 2007, quindi approssimativamente un anno dopo, quando c'è stata la prima segnalazione pubblicata sulle riviste francesi dell'arrivo della identificazione della Vespa Aventina in Francia. Abbiamo iniziato una serie di monitoraggi scegliendo diverse siti del Piemonte, 5 siti del Piemonte, 7 in Liguria, posizionati dal ponente fino al Levante, per un totale quindi di 12 siti che sono stati spalmati nell'arco di 6 anni praticamente, alcuni dei quali ripetuti tutti gli anni. Quindi non siamo riusciti a utilizzare tutti e 12 dal 2007 fino ad oggi, ma una buona parte di questi, sì, quelli che le nostre forze ci consentivano di seguire. E cosa ne è venuto fuori? Che appunto dal 2012 abbiamo catturato il primo maschio e esattamente dodici mesi dopo abbiamo effettuato altre catture in un'altra postazione, altre catture a questo punto di femmine, quindi dei sette siti liguri che avevamo iniziato a monitorare, ben due ci hanno dato poi un riscontro positivo per quanto riguarda la cattura. Successivamente, grazie anche alla segnalazione dell'Associazione degli Apicoltori, abbiamo anche individuato due nidi, sempre nella zona del ponente ligure. Contemporaneamente, allertati anche gli apicoltori del Piemonte, abbiamo ricevuto delle segnalazioni, tutte concentrate nel sud della provincia di Cuneo, quindi tutto sommato abbastanza vicino alla Liguria. Questo non vuol dire che sono arrivate direttamente dalla Liguria, visto che comunque tutte le postazioni si snodano lungo le vie di comunicazione attraverso le quali è anche possibile che sia arrivata in Italia. Qui transita l'autostrada e anche queste zone, questi siti dove è stata indicata nel sud della provincia di Cuneo, vi sono l'autostrada, la Torino-Savona, ma vi sono anche le linee di comunicazione che portano verso la Francia. Questo solo per dire una cosa, è già stato illustrato prima con l'attività trofica, cioè di cosa mangiano questi insetti. Per me è interessante ricordare che gli ambienti in cui viene catturata la Vespa Aventina sono gli stessi ambienti dove si trova anche la Vespa Crabro e tutte le altre vespe sociali che a noi interessano e che si trovano nei nostri ambienti. Quindi vuol dire che c'è una certa sovrapposizione e questo è tutto un elemento da studiare, anche perché, come verrà illustrato successivamente, quando arriva una specie nuova non si sa mai bene come poi si vada a comportare nei nostri ambienti. Quello che abbiamo già iniziato ad osservare è come si comporta la nostra Vespa Aventina. E ovviamente sono osservazioni preliminari e meriterebbero di essere approfondite per avere anche dei dati che possano essere elaborati dal punto di vista statistico e che possano essere confrontati con le esperienze che hanno fatto in Francia, ma anche nella patria d'origine della Vespa Aventina. Lì molto attiva sulla Pescerana, sulla quale però incide in parte minore l'Apis cerana in grado di difendersi, ma visto che abbiamo esportato in quelle aree anche l'Apis mellifera, e sull'Apis mellifera invece
da dei grossi problemi e quindi hanno iniziato a studiare già dagli anni 70, quindi la relazione tra queste due specie. Come si comporta? Ecco, questa è una cosa importante. Sta sempre con l'addome, le spalle all'apertura dell'alveare e aspetta che arrivino le pottinatrici in volo. La vespa taranto invece si comporta in modo diverso, come vedremo in questa diapositiva, con il capo che volto verso l'alveare e si avvicina anche molto di più. A volte, quando non ci sono tante api sul predellino, riesce anche a sgambettare sullo stesso per cercare di prendere qualche ape. A volte ci riesce, a volte non ci riesce. Una cosa che abbiamo notato è che comunque le due specie, anche se sono presenti contemporaneamente, non stanno mai insieme davanti all'alveare, o ci sta uno o ci sta l'altro. Quindi una certa sorta di competizione c'è tra le due specie. Bisognerà vedere anche in futuro come si diffonderà nell'ambiente e come troveranno l'equilibrio, se mai lo troveranno. Come abbiamo fatto il monitoraggio? Questo credo che sia un aspetto interessante. Allora, il monitoraggio non è la lotta. Il monitoraggio l'abbiamo iniziato per poter capire se era possibile intercettare questa nuova specie che nelle nostre intuizioni, nelle nostre idee, presto o tardi sarebbe arrivata. Quindi i primi due anni li abbiamo trascorsi a provare dei diversi attrattivi, usando sempre la stessa trappola, una normalissima bottiglia plastica, quella per l'acqua, e abbiamo provato diversi attrattivi, attrattivi desunti, presi dalla letteratura, anche quella commerciale, perché sui siti si leggono le ricette più disparate. Noi le abbiamo provate nel vero senso della parola, cioè abbiamo messo nel nostro piano sperimentale diversi tipi di attrattivi per vedere quale di questi nell'arco della stagione catturava più vespe. Ovviamente le vespe nostrane, visto che la melutina ancora non c'era. Contemporaneamente abbiamo anche provato dei tappi di colore diverso, che anche questi, desunti dalla letteratura commerciale, venivano indicati come particolarmente utili e attrattivi nei confronti di molti insetti, tra i quali anche i calabroni. Bene, alla fine di due anni di sperimentazione in questa direzione abbiamo visto che la birra era quella che ci catturava il maggior numero di specie presenti nei nostri ambienti e anche da un punto di vista quantitativo ci ha dato degli ottimi risultati rispetto ad altri attrattivi. La scelta della birra è stata dettata da un motivo molto semplice. Un esperimento del 2007 fatto in tutta Europa su ben 133 siti, fatto da un ricercatore cecoslovacco, ha utilizzato questo attrattivo e tra tutte le altre specie presenti in Europa che ha catturato ha intercettato anche le specie. Quindi era gioco forza utilizzare anche questo attrattivo, perché c'era già un punto di partenza anche in letteratura e già provato con un esperimento ben preciso. Abbiamo visto quindi che funzionava sul numero di specie catturate, sulla quantità di individui catturati e soprattutto abbiamo anche verificato che l'intercettazione di specie utili, compresa l'ape, era veramente in quantità modeste. E ovviamente se noi mettiamo, come abbiamo fatto, le nostre trappole di monitoraggio in un apiario, è chiaro che alla fine della stagione vengono catturate decine di api, però stiamo parlando di decine di api a fronte di 25-30 alveari, quindi fatevi voi i conti, visto che sapete benissimo da quanti individui è formata una colonia. E anche per quanto riguarda gli insetti utili, si è trattato di poche unità nell'arco dell'anno. Anche perché noi abbiamo fatto un esperimento partendo dalla metà di marzo, per essere sicuri di intercettare anche i primi voli dei vespoidei, fino a quando non si catturava qualche cosa. In alcuni anni la sperimentazione si è interrotta dalla fine di novembre a metà dicembre, in un anno abbiamo proseguito le catture anche fino alla prima settimana di gennaio, quindi c'è una fortissima influenza ambientale, un periodo più mite, con meno precipitazioni, con temperature più alte, si riesce ancora a intercettare qualche volo di qualche calabrone o di qualche vespa. Quindi oggi noi siamo orientati per il monitoraggio e abbiamo consigliato di utilizzare questo tipo di trappola perché ci ha dato dei risultati. Ovviamente che con una sperimentazione ulteriore, che no, richiede tempo ed è
energie si possano provare anche altri attrattivi che magari possono risultare anche più efficaci ed efficienti, ma bisogna provarli e fare dei confronti nelle diverse condizioni. Questo è lo stato dell'arte su quanto abbiamo fatto fino ad oggi, cioè in questi 6 anni. All'altro di questa parte, diciamo così, più scientifica, più accademica, abbiamo anche avuto dei risvolti, diciamo così, un po' più comici. Come abbiamo diffuso la presenza, la notizia della presenza della Vespa volutina in Italia e in Liguria, sono subito arrivate un sacco di segnalazioni praticamente da nord a sud e da est a ovest. E accanto ad alcune segnalazioni che ahimè erano positive, quindi ci hanno confermato che era arrivata, ne sono arrivate anche tantissime che nulla avevano a che fare con la Vespa volutina. Oltre al già citato caso di un'ape che ci hanno detto che era terribile, era sicuramente una nuova specie arrivata dalla Francia e prima dall'Asia, sono arrivate anche segnalazioni relative a dei ditteri di un tabacco, del tafano, quindi che si possono confondere abbastanza facilmente con la Vespa Claro e anche con altre, e anche con altre segnalazioni, epidotteri, menotteri, altri ditteri, addirittura dei coleotteri. E questo perché? Perché anche loro visitano, come fanno anche le vespe, e visitano le piante, i fiori, perché oltre ad essere tratte per necessità di proteine animali, hanno anche bisogno di zuccheri, e questi se ne vanno a cercare dove li trovano. Li possono trovare anche sotto forma di nettare sulle piante, così come li possono trovare nelle api pollinatrici o anche in altri menotteri che succhiano il nettare. Quindi si diffondono nell'ambiente perché sono degli animali polifagi, mangiano il tutto, mangiano proteine animali, mangiano zuccheri, hanno bisogno di fibre vegetali per fare il nido, hanno bisogno di acqua e soprattutto sono opportunisti, cioè esplorano l'ambiente a 360 gradi. Sono al vertice di una piramide alimentare e quindi girano, vanno alla ricerca di qualcosa che possa servire per il sostentamento della loro colonia. Anche questa è un'altra specie che è confusa le vespe, a causa della sua colorazione e anche del suo aspetto, e ahimè a volte vengono anche confusi come vespoidei i bombi. Vedete qua abbiamo messo due specie di bombi che di prima battuta molte persone confondono. Concludo su questa immagine perché nelle nostre trappole abbiamo incontrato anche altri insetti impollinatori, i bombi, ma vi devo dire che su 7 anni monitoraggio per 12 siti differenti ne abbiamo catturati la bellezza di 5 in totale, quindi direi che la mira in questo caso si è dimostrata veramente un attrattivo selettivo per alcuni versi e molto meno per altri, quindi questo ci ha confortato e penso ci possa aprire delle possibilità nell'immediato che ovviamente dovranno essere anche confermate con ulteriori studi. Molto semplici, cos'è una specie autoctona e cos'è una specie allottona. Questi due termini si riferiscono, il primo autoctono, o forse è più conosciuta la parola indigena, così a livello generale, si riferisce a una specie animale o vegetale che si è naturalmente evoluta in un certo territorio o che vi è giunta in maniera naturale. Qui ci sono due esempi, una piccola articola del Nelli, lo stampetto, ma lo scoiattolo, l'aquila, il lupo, la volpe, sono tutte specie, il calabrone, come dicevo prima, sono tutte specie che si sono evolute nel nostro territorio, quindi sono il risultato della coevoluzione spesso di milioni di anni. Sono il nostro patrimonio naturale, così come abbiamo il patrimonio artistico che dobbiamo tutelare. Una specie allottona è quando arriva in un nuovo territorio per mezzo dell'uomo. O l'uomo lo trasporta, lo immette direttamente, pensiamo a tutte le specie che sono state rilasciate per scopi venatori, per la pesca o perché magari sono animali ornamentali, oppure che viene anche giunta in maniera involontaria. I ratti sono stati distribuiti dall'uomo in tutto il mondo non perché l'uomo volesse avere i ratti con sé,
perché i razzi sono stati in grado di sfruttare i nostri mezzi di trasporto. Il bisone americano, ad esempio, è una specie che è stata importata in Europa perché veniva e viene tuttora allevata per la pelliccia. Spesso gli animali sono scappati o c'è anche un intervento, secondo me, errato da parte degli animalisti che aprono le gabbie e liberano gli animali. Una parte di questi animali muoiono, ma altri si affermano e il bisone è una specie estremamente impattante sugli ecosistemi, su questo torneremo. È vero che le introduzioni sono un fenomeno storico, l'uomo ha sempre amato diffondere gli animali, vedete alcuni esempi, appunto il ratto, la carpa e il coniglio. C'è però un punto estremamente importante: le introduzioni sono in rapida crescita, soprattutto a partire dal Novecento, e vedete questi grafici che indicano il numero di specie introdotte nel corso del Novecento, sono tutte verso l'aumento del numero di specie. Questo è uno degli effetti della globalizzazione: l'aumento dei trasporti, degli spostamenti degli uomini, e le piante e gli animali spesso sono considerate anche come delle merci, tra virgolette, quindi vengono commercializzate a livello mondiale, ha determinato un aumento del numero delle specie introdotte. C'è una differenza rispetto al passato: oggi noi siamo coscienti e abbiamo i dati degli impatti sia economici e sia sugli ecosistemi che le introduzioni causano. Volevo fare un inciso, nel senso che parlando delle introduzioni spesso si parla in maniera negativa delle specie, perché si tratta di specie che hanno degli impatti. Però questo non implica un giudizio sulla singola specie, ovvero non esistono specie buone e specie cattive. In questo caso esistono delle specie che l'uomo trasporta in luoghi diversi rispetto a dove dovrebbero stare, quindi spesso creando degli squilibri ecologici che possono determinare delle azioni invasive da parte di queste specie, quindi degli impatti negativi. Quindi quello che a noi interessa è l'impatto negativo che hanno sugli ecosistemi e ovviamente anche sulle economie dell'uomo. Ci sono moltissimi casi, questi sono noti, cioè sono delle specie che sono subito arrivate alla ribalta perché hanno avuto e hanno spesso tuttora degli effetti negativi su colture agricole come la vite e la cultura della patata, ma anche sulla sanità, la salute dell'uomo come la nota zanzara tigre. Oppure l'ambrosia, che è presente oramai anche in Italia in maniera piuttosto diffusa, e si è visto che il 10% della popolazione è sensibile al polline di ambrosia, e quindi c'è un aspetto sanitario estremamente importante. In Germania hanno quantificato un costo per il sistema sanitario nazionale di 30 milioni negli ultimi anni, 30 milioni di euro, proprio legati alla cura di questa allergia. Le specie introdotte però hanno anche degli impatti notevoli sugli ecosistemi, quindi sulla biodiversità. Vi faccio alcuni esempi. Qui in Nord Italia, anche in Liguria, è presente lo scoiattolo grigio, che sta determinando l'estinzione dello scoiattolo rosso. La nutria ha un importante effetto negativo, poi ne parlerò più nel dettaglio, sulle attività agricole e sulle arginature. Il tamia siberiano, un piccolo scoiattolo che viene venduto, poi viene liberato, e si è visto in una popolazione a Parigi che il 30% degli animali sono in grado di trasmettere la malattia di Lyme, che è una malattia estremamente seria che in alcuni casi potrebbe anche portare alla morte degli individui. Questa diapositiva mi permette di mettere in evidenza come la introduzione delle specie sia diventata uno dei maggiori fenomeni negativi nei confronti del mantenimento della biodiversità. Vedete l'effetto di diversi fattori nel determinare i rischi di estinzione di diversi gruppi di vertebrati, e le specie introdotte, cioè, rappresentate con la sigla SI, vedete, sono ad esempio il secondo fattore di rischio per i pesci d'acqua dolce. Cioè, i pesci d'acqua dolce si estinguono nel mondo prima di tutto ovviamente per l'inquinamento delle acque
poi per la presenza di altre specie introdotte. Per gli anfibi è il quinto fattore di estinzione, per i rettili il quarto, per gli uccelli e i mammiferi il terzo. Quindi, analizzando questi dati a livello globale, si vede che le specie introdotte sono la seconda causa di estinzione a livello mondiale, dopo ovviamente la distruzione degli habitat, perché la distruzione degli habitat permane il primo fattore. E lo stesso vale per gli invertebrati. Anche in questo caso abbiamo la distruzione o la sostituzione di ambienti naturali con ambienti di utilizzo umano, quindi ambienti agricoli, forestali e produttivi. Le specie introdotte sono uno dei maggiori fattori di rischio. Ma ci sono anche dei costi economici importanti che sono stati quantificati a livello europeo in circa 12 miliardi di euro all'anno. Cioè l'introduzione di specie introdotte che arrivano da fuori Europa, dall'America, dall'Asia principalmente, ma anche dall'Africa, costano per diversi motivi. Questi motivi sono danni alle infrastrutture, danni alle attività agricole e forestali, alla pesca, alla salute umana, le azioni di gestione, in alcuni casi anche di eradicazione, anche la prevenzione, il monitoraggio e la ricerca nel loro complesso costano oltre 12 miliardi di euro all'anno. Questa cifra che è importante, è una finanziaria dell'Italia, adesso le finanziarie sono anche un po' superiori, comunque ha portato a pensare delle strategie di prevenzione che hanno poi portato a quella che è stata proposta come una nuova regolamentazione a livello europeo. La cosa importante è che è possibile intervenire, cioè ci sono delle strategie che in altri stati al di fuori dell'Europa sono già state adottate che hanno dato dei risultati. La strategia deve essere basata prima di tutto sulla prevenzione, cioè impedire che le specie da altri continenti arrivino in Europa e in particolare, ad esempio, arrivino in Italia agendo sulle vie di ingresso. Molte specie derivano dal commercio degli animali, le persone vogliono avere non solo cani e gatti, ma anche scoiattoli, pappagalli e altri animali tartarughe che poi dopo un po' non sono più in grado di mantenere e hanno questa idea: restituiamo la libertà agli animali. Con questo gesto apparentemente positivo e noto, spesso vengono creati dei disastri perché le specie rilasciate hanno invece un impatto negli ecosistemi. Questo è il secondo punto estremamente importante. Prima si agisce, meglio è, minori sono i costi e maggiori le possibilità di successo. Qualsiasi azione di eradicazione o di contenimento. Ci sono oramai moltissimi casi negativi, anche in Italia, in cui non si è intervenuti per tempo e i risultati sono stati disastrosi. Abbiamo visto prima la mappa di distribuzione di questa nuova vespa importata, i francesi ci hanno detto che probabilmente ci può essere un impatto negativo sia sugli ecosistemi che sulla attività di apicoltura. Bene, questo è il momento di agire. Tra qualche anno la vespa sarà in Toscana, sarà in Emilia, sarà in centro Italia, diventerà diffusa, i danni si saranno moltiplicati e non sarà più possibile controllare la specie in una superficie così vasta. In questo momento la superficie di presenza è ancora limitata, quindi il 2014 è l'anno in cui bisogna agire, altrimenti diventa la tragedia. L'eradicazione è fattibile, oramai le eradicazioni sono state fatte, poi vi darò dei numeri, sia a livello anche italiano, seppur poco, europeo e mondiale. Se i francesi fossero riusciti a eradicare la vespa quando è arrivata nel 2004, non si sarebbe diffusa in Francia e non sarebbe arrivata in Italia. Se queste azioni non vengono fatte e le specie si dimostrano invasive, cioè hanno un impatto, quello che rimane è una gestione permanente che è estremamente costosa, e poi vi darò alcuni esempi. L'eradicazione, cioè la rimozione totale dell'individuo, è possibile. Le possibilità di successo ovviamente aumentano prima si agisce, ma spesso si dice no, ormai non è possibile più farlo. Ci sono almeno 35 casi in Europa di eradicazioni
e oltre 1000 eradicazioni completate nel mondo. Quindi questa è una strategia efficiente, quando è possibile attuarla, che risolve il problema in maniera definitiva. L'eradicazione vuol dire la rimozione di tutti gli individui. E vi faccio un esempio, confrontando la situazione tra l'Europa e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le introduzioni di mammiferi, perché ci sono dei dati molto dettagliati disponibili su questo gruppo di animali, e le diverse strategie di biosicurezza. Vedete, in Europa il numero di specie di mammiferi introdotti fino ai primi decenni del Novecento, e vedete la situazione in Nuova Zelanda. Tra l'Ottocento e il Novecento c'è più o meno la stessa situazione e lo stesso numero di specie introdotte tra l'Europa e la Nuova Zelanda. In Europa non è stato fatto niente. Tuttora non esiste una strategia europea cogente che affronti questi problemi a livello mondiale, a livello globale, a livello continentale. E infatti, negli ultimi decenni la situazione è drasticamente peggiorata: da circa 47 specie siamo passati a 90. Oramai ogni anno arriva una specie di mammifero nuovo in Europa che in molti casi crea dei danni ecologici o economici. In Nuova Zelanda invece sono stati in grado di fermare il problema, non solo, addirittura il numero di specie è diminuito perché hanno attuato una strategia che ha impedito l'ingresso di nuove specie e ha portato addirittura all'eradicazione di alcune specie che erano già presenti, e quindi nel nostro caso la situazione è peggiorata notevolmente. Ognuno di questi pallini è un problema gestionale, economico o ecologico. In Nuova Zelanda, dove c'è la politica stringente di controllo di tutto ciò che viene importato, ha una situazione che è decisamente migliore rispetto alla nostra. È vero che la Nuova Zelanda è un'isola, così come anche l'Australia, quindi la gestione e il controllo è più facile perché le vie di accesso sono i porti e gli aeroporti. Però anche in Europa sarebbe possibile attuare una strategia simile, che per ora non è ancora stata attuata. In Canada hanno deciso di creare nella provincia di Alberta una provincia priva di ratti. Il ratto è una specie estremamente invasiva, si pensa che non sia possibile rimuoverlo se non nel singolo edificio. In Canada hanno deciso di rimuoverlo su una superficie estremamente ampia, adottando una politica coordinata, con anche dei costi che, secondo me, se poi andiamo a misurare, sono inferiori rispetto a quelli che in Italia spendono i cittadini e le aziende per controllare i ratti, e verificando che poi con una strategia del genere si ha circa in tutta la provincia una richiesta al mese di andare a verificare se ci sono i ratti, e nuove colonizzazioni si hanno ogni 5-6 anni. È importante la risposta, perché è una risposta veloce, perché le specie rimangono localizzate per un periodo di tempo limitato e poi iniziano a espandersi velocemente. Noi non siamo particolarmente efficaci nell'agire velocemente. Vi riporto solo questi casi: che una specie di scoiattolo che è stato rilasciato come animale comportamentale, ornamentale, e la sua presenza è stata comunicata agli organi competenti soltanto circa 20 anni dopo il rilascio, e si trattava di animali che stavano in giardini pubblici di acque terme qua vicino e di Maratea, quindi erano ampiamente visibili da parte di molte persone. L'esempio della nutria, su questo caso voglio soffermarmi un pochettino di più perché è estremamente interessante, seppur estremamente negativo. Ebbene, la nutria, che è una specie fortemente impattante sull'agricoltura, sulle arginature, perché scava le tane negli argini dei fiumi, quindi ci sono problemi idraulici, che in alcuni casi anche esondazioni, sugli ecosistemi, perché mangia la vegetazione acquatica e distrugge i nidi degli uccelli acquatici, quindi è una specie estremamente impattante. Ebbene,
I tipi terra sono arrivati a una eradicazione. Dopo alcuni decenni in cui procedevano con strategie di controllo, con diminuzione e aumenti delle popolazioni, vedete negli anni 60 il controllo su una popolazione stimata di 200.000 animali, bene, negli anni 80 hanno effettuato un progetto molto ben organizzato che è diventato un esempio per tutto il mondo su come è stato strutturato e sono arrivati alla totale eradicazione. Vedete il numero di animali rimossi, negli anni 80 hanno iniziato, hanno ridotto le popolazioni fino alla totale eradicazione. Questo progetto allora è costato 2.500.000 sterline, che noi abbiamo provato ad attualizzarli all'anno 2000, dove abbiamo raccolto dei dati italiani, corrispondevano a 5 milioni di euro. Una cifra importante, ovviamente, uno potrebbe dire sì, è vero, avete risolto il problema, ma a un costo eccessivo di 5 milioni di euro. Ebbene, con l'ISPRA abbiamo raccolto i dati per la gestione della specie d'Italia e questi sono i costi per l'Italia che comprendono dal 95 all'anno 2000 i danni alle colture, i danni alle attività di controllo, il costo delle attività di controllo, i danni alla arginatura. Ebbene, solo nell'anno 2000 in Italia sono stati spesi quasi 4 milioni di euro per la gestione della specie. Nel periodo dal 95 al 2000 sono stati spesi 11 milioni di euro dalle amministrazioni pubbliche, provinciali, regionali per gestire questa specie senza risolvere il problema, perché i danni sono aumentati e le popolazioni sono aumentate. Quindi l'Inghilterra ha speso 5 milioni di interesse europeo, di interesse negativo europeo, con un obbligo per i paesi di intervenire evitando nuove incursioni, eradicando e controllando queste specie che sono estremamente impattanti a livello europeo. La vespa velutina se ne parla spesso nei congressi, quindi potrebbe essere una di quelle specie in cui poi la lotta diventerà obbligatoria, il rischio però che diventi obbligatoria quando la specie sarà troppo diffusa. Questo modello è stato presentato prima e vi faccio notare come le vie di espansione oltre alla Spagna sono verso l'Italia e verso la Gran Bretagna. Sono quelle aree dove la specie si può adattare. C'è però una differenza: in Gran Bretagna sono già pronti a riceverla, anche se non è ancora arrivata. Questo perché la Gran Bretagna ha iniziato un approccio coordinato, è stato istituito un segretariato sulle specie invasive, perché uno dei problemi è capire chi deve fare che cosa e quindi occorre un'istituzione, un'agenzia, un sottosegretariato a livello nazionale che organizza le attività e che decida anche quali sono le priorità, che ha lavorato con tutti i portatori di interessi, sono stati avviati diversi piani di eradicazione e controllo. Abbiamo sentito molte cose già, cosa è successo in Francia, cosa abbiamo rilevato in Italia. Quali sono le prospettive di lotta effettive? Le prospettive di lotta nascono dalle osservazioni e da alcune considerazioni che sono già state fatte. Vespa velutina è una specie che preda altri artropodi, tra questi altri artropodi preferisce le api perché sono una fonte di cibo sicura. Cioè, forse potremmo dire la stessa differenza fra quando noi per comprare qualcosa dobbiamo girare 10 negozietti oppure andare al supermercato. Per la vespa velutina l'alveare è il supermercato, tutte le volte che si va lì si trova quello che serve. In modo differenziato, perché noi possiamo trovare queste vespe nelle aree forestali dove le api costituiscono soltanto il 33% della loro dieta, però predano per esempio anche dei vespidi e alcune delle specie che il collega ha elencato precedentemente sono specie utili, perché nella foresta alcune specie di vespidi sono limitatori di altri insetti dannosi,
che possono essere degli insetti fitofagi che si mangiano le piante o compiono altre cose. Quindi anche nelle zone forestali di cui noi potremmo dire non ci importa nulla, in realtà dovremmo andare a valutare esattamente cosa succede nelle diverse zone per capire gli effetti dell'introduzione di questa nuova specie presso il nostro ambiente. Nelle aree agricole c'è un incremento di predazione nei confronti degli apidi e di altri apidi, l'eradicazione dei focolai esistenti e di quella di nuova individuazione. Ed era esattamente l'idea che noi avevamo nel 2007. Se noi riusciamo ad intercettare le prime presenze lungo i corridoi d'ingresso, perché la vespa velutina è un soggetto che si sposta, diciamo, soprattutto in modo passivo, sfrutta i carichi, si infila in autunno nel legname, si può infilare nei cannicciati, nel basellame, nella paglia, nei rotoloni di paglia di fieno che vengono spostati per il commercio, e poi quando arrivano lì, se l'insetto riesce a superare l'inverno, poi fonda una colonia. Ma se noi siamo in grado di intercettarla subito, di intervenire, e la distruggiamo prima che generi le nuove regine, il problema l'abbiamo risolto. Tornerà, ma se noi siamo di nuovo pronti, abbiamo un sistema efficiente, distruggiamo di nuovo quel nido, distruggiamo magari quei due o tre nidi, e il problema viene contenuto. Abbiamo la fortuna di avere un confine costituito da una barriera che sono le Alpi, e sfruttiamolo. Non siamo nella situazione francese dove ormai la velutina sta dilagando, è chiaro che non possiamo dormirci sopra. Siccome abbiamo capito che per eliminare i focolai bisogna distruggere i nidi, abbiamo anche effettuato delle ricerche, ci siamo confrontati con dei colleghi del Politecnico di Torino e abbiamo verificato la fattibilità della messa a punto di un'apparecchiatura che, utilizzando le tecniche innovative, tecniche elettromagnetiche, possa seguire il volo dei calabroni e consentirci di individuare il nido senza perdere settimane. Una volta che il nido è individuato, si può operare successivamente per la sua distruzione. Viviamo in un mondo di alta tecnologia, abbiamo degli smartphone che tra un po' ci faranno anche il caffè, magari virtuale. Dagli Stati Uniti comandano i droni che sorvolano i territori posti a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo la tecnologia per mettere a punto questa apparecchiatura, avrà un costo, ma poi avremo uno strumento estremamente efficace. E bisogna dotarsi degli strumenti che servono per controllare le specie anche complesse, perché negli ambienti della Liguria e anche del Basso Piemonte, dove la velutina è stata trovata, non si è in grado neanche di fare le triangolazioni. L'abbiamo visto qui, l'abbiamo visto in Piemonte, è pieno di alberi, la velutina parte, fa 5 metri e tu non la vedi più, si nasconde dietro le fronde ed è finito, quindi è veramente un lavoro complesso. Questo dobbiamo fare, grazie per l'attenzione, mi auguro che si possa veramente avere anche le risorse per attuare anche da noi le strategie necessarie. Grazie Marco, con proposta finale, vedremo. E adesso abbiamo gli ultimi due interventi della mattinata. Gabriele Cascino, assessore della Regione Liguria, che ancora ringraziamo di essere venuto, alla parola, poi invito il senatore Albano, stile qualche volta, abbiamo riscaldato, quindi siamo stessa bene. Prego Gabriele. Sì, intanto buongiorno, vi ringrazio dell'invito e faccio i complimenti alla Liguria, alla Spumiera, all'Università degli Studi di Torino, che già fa per questo eccellente incontro, interessante incontro. E mi occorre anche portare i saluti del presidente Orlando, dell'assessore competente Giovanni Barbagallo, dell'assessore all'ambiente Renata Priano. Assessore Barbagallo mi prega insomma di salutarvi, di fare insomma, dare alcune informazioni a suo nome, perché lui oggi è impegnato in un incontro istituzionale all'estero, già programmato da tempo, quindi mi prega di volerlo scusare.
c'è anche il dirigente Formigoni a rappresentare l'assessorato alla, all'agricoltura della regione Liguria, quindi a prova del, dell'importante interesse che ha la regione su questo problema. E mi vorrete anche scusare in quanto occupandomi di urbanistica, e credo spero che non abbiate mai a che fare con il dirigente dell'assessorato, e non occupandomi quindi di agricoltura in maniera specifica, cercherò di dire alcune cose, ma scusatemi già se dirò anche qualche sciocchezza o qualcosa di non propriamente esatto. Il problema esiste, dicevo, la regione ne è pienamente a corrente, sta attuando, voglio dire, nelle forme possibili del nostro ente, voglio dire, alcune linee di indirizzo sia attuali che sia nel futuro. Certamente quando dico futuro voglio indicare il prossimo futuro, quindi già nel 2014, insomma nel 2013 è il termine, quindi già nel 2014 ci sono alcune linee di indirizzo per affrontare questo problema. E innanzitutto la regione Liguria crede che l'informazione alle vostre aziende, alle vostre attività sia fondamentale. È per questo che da anni esistono anche programmi di assistenza tecnica agli agricoltori, no? Svolti attraverso le vostre associazioni, che ne rappresentano ben 500 nella nostra Liguria. Riteniamo che sia un comparto importante e fondamentale. È già stato distribuito del materiale informativo, insomma, per spiegare l'esistenza di questo problema, e già dal prossimo anno la Regione intende, sono già previsti e già finanziati due seminari specifici sul tema. Prendo anche l'occasione per dire ad Alberto Tognoni che, tornando lunedì in assessorato, vedrò se si potrà fare in modo di dare anche una mano a questo evento così ben costruito e realizzato qui a Sanremo. E la Regione Liguria, come sapete, partecipa anche al progetto BEINET, no? Che è una rete locale nazionale, e sono già state istituite 15 postazioni di controllo su tutto il territorio regionale, appunto per verificare dove questa patologia si sta verificando, dove si potrebbe verificare. Quindi abbiamo questi 15 punti di osservazione. Ovviamente noi crediamo che questa operazione di informazione, di osservazione del fenomeno debba essere nei prossimi mesi, quindi nei prossimi anni, maggiormente, voglio dire, allargata, incentivata e costruita sempre in maniera più forte, perché ci rendiamo conto del grave pericolo che hanno, voglio dire, che ha questa problematica. Ed è tutto evidente che anche nel prossimo PSR, che partirà dal 2014, quindi l'anno prossimo, quindi sono quelle risorse europee che vengono destinate, voglio dire, al comparto agricolo nella sua generalità, ma nello specifico nel vostro comparto, è opportuno, e credo che, anzi, posso sottolineare che sia l'intenzione dell'assessore Barbagallo insieme agli uffici, di allestire delle proprie linee specifiche per i problemi, quindi finanziare tutte quelle direttrici che vi stavo dicendo prima, quindi l'informazione, il monitoraggio, e vediamo se riusciamo anche a dare una mano, ma credo di sì, alle aziende per poter agire a difesa della loro struttura operativa. Ecco, questo penso che sia la linea principale di attività. Poi, se non ci sono le risorse, penso che sia difficile combattere questo fenomeno. Io ho sentito dagli operatori, sia francesi, che ringrazio, insomma, per essere venuti in Liguria, che dai relatori italiani, dell'università che mi hanno preceduto, che insomma, anche se probabilmente non c'è ancora una soluzione definitiva della problematica, penso che se ci stia in qualche modo lavorando
auguro che si possa trovare una soluzione. Noi rispetto agli amici francesi siamo in questo modo un po' più avvantaggiati, perché possiamo fare anche, voglio dire, possiamo prendere a spunto delle loro, insomma, delle loro esperienze del 2004 maturata sul campo, e diciamo che hanno nel nostro territorio, in particolare nella nostra regione, il fenomeno è ancora all'inizio, insomma, mi sento di dire e di sottolineare. Quindi è evidente che bisogna fare sinergia con tutti gli operatori del sistema, in primis le aziende, le associazioni che le rappresentano, ovviamente le università, gli studi specifici sul tema, ed evidentemente gli enti pubblici, la regione ovviamente in prima linea, ma credo poi, insomma, come avrà modo di dire il senatore, la senatrice Albano, anche da parte del Ministero, decidendo, insomma, quale sia la competenza tra agricoltura e ambiente, cercare, insomma, di fare sistema e preparare un'adeguata, voglio dire, controffensiva a, voglio dire, questo fenomeno. Conclude dicendo, sperando che si verifichi, perché poi questa è l'estrema razza, sapete anche bene che ci sono dei piani di regionale di intervento, no? È una misura chiamata intervento di sostegno alla popolazione del patrimonio apistico. Mi auguro che non ci sia questo depauperamento del patrimonio apistico, però sapete bene che esiste anche un contributo a fondo perduto del 60% dell'importo finanziario, qualora qualcuno dovesse in qualche modo ricostruire il proprio patrimonio aziendale. Mi auguro, sottolineo, che non si arrivi a tutto questo, però sappiate che c'è anche questa misura. Io ovviamente, tramite insomma, l'assessore Barbagallo è completamente sempre a disposizione di tutte le associazioni, aperto a un confronto, insomma, per lavorare insieme affinché questo problema non diventi, insomma, un grave problema. Grazie. Che è stato pazientemente con noi e ha accettato di parlare di un ramo specificato, come io non avevo dubbi, con sufficiente, anzi assoluta certezza, mentre prende guadagno la postazione la senatrice Albano. Volevo dire due cose. Una, voglio, non l'ho fatto prima, ma lo faccio adesso, anche perché è stato fatto, voglio ringraziare particolarmente l'assessore Barbagallo, l'assessore Imperiese, l'assessore Agricoltura, che non può essere qui per precedenti impegni, ma che ci ha dato una mano, veramente, ci ha creduto subito a fare questa cosa, è stato detto, questo va detto. Ricordo la sala Benivissi post convenium e devo dire una cosa, procurato che si è dimenticata, e poi la parola. Sì, l'intervento precedente a posto dei ministeri mi ha fatto ricordare quanto mi è stato riferito dai ministeri, perché noi abbiamo contattato, quando è stato ritrovato la velutina, il Ministero della Sanità, in quanto gli allevamenti apistici sono sotto il controllo della sanità veterinaria, e quindi abbiamo mandato la segnalazione e abbiamo anche sollecitato degli interventi. E poi ho contattato anche i funzionari del Ministero dell'Agricoltura. Bene, il risultato è stato al momento che, poiché il Ministero della Sanità, poiché la velutina non trasmette delle malattie infettive, riteniamo che non sia di nostra competenza. L'agricoltura tentenna, l'ultimo contatto che ho avuto è stato, ma ci ritroveremo fra 3 settimane, in un incontro interministeriale per decidere chi si dovrà occupare della vespa velutina. Quindi la situazione è anche un po' questa. Ragionevolmente l'idea dei funzionari del Ministero della Sanità Animale, per quanto riguarda gli aspetti della sanità animale e dell'agricoltura, era che si dovesse occupare il Ministero dell'Ambiente, che è un ministero che notoriamente ha poche risorse finanziarie. Io mi auguro che alla fine chiunque se ne occupi riesca anche a mettere in campo le risorse finanziarie necessarie, perché questo è quanto si aspetta a tutti. Grazie. Scusa, io ho preparato un intervento veloce perché pensavo di non riuscire ad essere qui oggi, perché sono arrivata da Roma ieri sera, sono tardi, ieri sono stata anche in Piemonte, poi in giro. In
infatti l'hanno fatto mettere il mio nome sulle locandine perché non pensavo di essere qua, quindi ho preso degli appunti questa mattina così velocemente, ascoltando anche degli interventi per capire di cosa si parla. Innanzitutto buongiorno a tutti e con grande piacere vi saluto tutti i presenti a questo convegno dedicato alle problematiche legate all'arrivo sul suolo europeo della Vespa Leontina. Come forse già sapete, come forse vi ho già detto, io sono membro della Commissione Agricoltura, ma prima di essere membro della Commissione Agricoltura ho lavorato per ben 20 anni alla Conf Agricoltori, quindi conosco benissimo il problema del settore agricolo e precisamente di quelli che potrebbero essere i danni, le gravi conseguenze ambientali, sanitarie e socio-economiche che accompagnano all'introduzione nel nostro ecosistema di insetti, batteri, virus provenienti da altri paesi. La mia città, Bordighera, che è la città del Palmo, come ben sapete, è stata colpita dal punteruolo rosso, come è stata colpita Sanremo e come molte altre città costiere. Ed ecco che non molto distante da noi, soprattutto sentivo questa mattina, Loano, Dolce Acqua e anche Valle Crosia, ha fatto la sua prima comparsa, spero che non venga presto, la Vespa Leontina. Comunque la settimana scorsa, e qui la lascio agli atti, ho presentato un'interrogazione, io l'ho fatta al Ministro delle Politiche Agricole, il Ministro Nunzia De Girolamo, per sensibilizzare il Ministero alle problematiche connesse e per sollecitare misure di contenimento e di contrasto per cercare di sradicare la presenza questa cosiddetta Vespa killer, in tutto in un'ottica di piena sostenibilità ambientale. Ma con la mia interrogazione vorrei anche sottolineare, per quanto l'abbia già fatto in diversi altri miei interventi in Commissione Agricoltura, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, quanto sia importante la ricerca, ed è quella che deve essere finanziata soprattutto, per un lavoro di sinergia di diverse figure professionali in agricoltura, nonché il lavoro svolto dalle associazioni di categoria dei produttori e dei coltivatori. I coltivatori in particolare possono essere le nostre sentinelle, sono le migliori sentinelle dello stato di salute del nostro ecosistema. Per questo vi invito a continuare a segnalare agli istituti di ricerca, alle associazioni, qualsiasi anomalia notino nelle loro coltivazioni. Ringrazio infine Api Liguria, Aspromiele, l'Università di Torino, le Regioni Liguria e Piemonte per aver organizzato questo convegno. Un ringraziamento ai professori più presenti, Marco Corporato, il professor Bertolino e il professor Benchini. Formigoni il mio presidente della commissione, come chiudo l'argomento, e, per il lavoro importante appunto svolto per tutti noi, per evitare una tragedia biologica non indifferente. Un'ultima cosa, non sono ancora in grado di potervi dare una data di quando verrà discussa questa mia interrogazione, però farò in modo di averla discussa presto e la farò come una battaglia, perché è facile fare un'interrogazione, ma se poi non la segui e non la porti avanti è inutile che io sia qui a fare tante parole, siamo capiti, perché a volte anche i politici parlano e fanno tante, però di fatto non vanno avanti. E niente, io vorrei fare anche un ringraziamento particolare alla signora Sonia Allavena, che mi ha contattato, mi ha inseguito al Senato, e la voglio ringraziare con tutto il cuore perché veramente ci ha tenuto a fare questo convegno ed è, insomma,
ci tiene veramente e condivido appieno la vostra preoccupazione per quanto riguarda questa Vespa Killer e per tutti gli altri problemi, ma sappiamo tutti che gli apicoltori italiani sono molto apprezzati nel mondo all'estero per la loro genialità, perché riescono a reagire alle difficoltà. Io non ho altro da dirvi che non forza e grazie per avermi ascoltato e mi scuso per l'intervento un po' così frammentario, ma l'ho fatto di corsa. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Intanto ci mettiamo un minuto, vorrei ringraziare la Liguria per l'invito e per questo evento molto molto ben fatto. Ci tenevo a dirlo che questi piani di assistenza tecnica e di informazione sono anni che in Liguria vengono gestiti, ma un evento così ben fatto io non lo ricordo. Evidentemente in Liguria vedo una squadra che lavora assieme e che quindi lavoro ben fatto si vede, le associazioni stanno crescendo, anche l'altra associazione farà un convegno sul tema, stanno crescendo e quindi il servizio che vi fanno come apicoltori effettivamente sta migliorando molto. Effettivamente è stato detto tutto, quindi io dico le cose che più mi hanno colpito, intanto della presenza grandissima in Francia. Praticamente possiamo dire, da come la capisco io, che non ci sarà modo di fermare, se non arriva adesso arriverà fra un mese. Pertanto è importante il lavoro di monitoraggio e di verifica di cosa succede sul territorio, la ricerca, perché abbiamo visto il primo intervento, ci possono essere diverse modalità di attuare le varie fasi di cattura, di controllo e di verifica. E quello che poi volevo dire è importante, dato che le regioni Liguria e Piemonte stanno diventando sotto questo punto di vista regioni di frontiera, in un'epoca di crisi di risorse come quella attuale, lo Stato italiano e anche un po' le regioni non hanno tanta possibilità di spesa. Pertanto a livello nazionale sarà facile che l'attenzione nel prossimo anno su questo problema sia scarsa, perché dopo tutto interessa solo due regioni. Per cui invito tutti, per le proprie possibilità e competenze, le associazioni nazionali, io posso dire che occupandomi di agricoltura, al Ministero dell'Agricoltura conosco chi si occupa di queste tematiche, so le difficoltà con cui lavorano per i pochi fondi che hanno, però farò di tutto per sollecitare e far capire come questo problema, che per l'Italia è ancora lontano ma per noi sta diventando importante, se non viene adeguatamente trattato diventerà un problema di tutti. Sarà questione di tempo, ma dobbiamo fare in modo di fermarlo. Pertanto la questione e la notizia dell'interrogazione della senatrice la vedo come molto importante, perché si mette il Ministero e il Governo di fronte a una problematica che in questi tempi potrebbe essere vista da lontano come assolutamente ancora marginale. E allora chiudo così, faccio complimenti all'associazione e arrivederci. Grazie, grazie Franco per le belle parole, sincere come tua abitudine, sono contento che ti sia piaciuto. Altri? Anzi, beh allora dico due parole come in chiusura. Anch'io la penso come parte relatore, ovviamente, ma come l'assessore Cascino, come la senatrice, come questi ultimi interventi di Franco. Siamo quasi, come dire, a tempo stavolta, nel senso che questa minaccia grave, credetemi, grave, che minaccia gli agricoltori, e non soltanto a Pozzolini. Perché io non dimentico mai che le api svolgono anche un'altra funzione, non propriamente secondaria, insomma, che, ma voglio dire, sono abbastanza importanti per l'ecosistema, oserei dire,
sapete, per un anno o due si può anche non, se non c'è niente, vabbè, pazienza, implicherebbe un'altra cosa, ma se non si può le piante, è grave, certo. Quindi dicevo, questa piazza è grave, non va sottovalutata in nessun modo, noi non lo stiamo facendo, perché siamo visti qui tanti, anzi ringrazio tutti voi per essere intervenuti, voi quelli che non potete venire, perché c'erano le olive, no? Mi diceva Santieri che sono le olive al sabato in piedi che creano problemi, nel senso che bisogna accudire anche le olive. Ringrazio tutti voi, eccetera. Però è il primo anno questa cosa che facciamo. Questo convegno non è la fine, cioè è da qui che cominciamo, come dire, sia per tecniche di difesa, sia per tecniche di conoscenza, le cose che hanno detto anche gli altri. Noi ci proponiamo come diffondere, di essere diffusori di questa cosa. Guardate che questo animale, questa nigri torax, ho detto giusto perché mi ho messo un paio di mesi a capire esattamente come si pronuncia. Dicevo, questo animale non si muove soltanto per areali. Questo, come avete sentito, viaggia in automobile, viaggia in pullman, viaggia in camion, viaggia ovunque possa salire. È arrivata dall'Indocina, mica a nuoto. Ha fatto non so quanti migliaia di chilometri per arrivare qui. Quindi non è detto che si muova col ritmo. Potrebbe spostarsi. Domani parte un camion nel piede a carico di fieno, che non si usa più, va a Napoli e in primavera avremo la questa simpatica animale anche a Napoli. Quindi il problema c'è e va risolto con le regioni limitrofe, con Piemonte, con la Toscana, con quelle che ancora oggi non hanno il problema. Noi ci impegniamo ad andare in questa direzione. I politici mi pare che abbiano fatto tutti considerazioni che vanno in questo senso. Diciamo i politici, ma vedete, non è assolutamente rispettativo, anzi, che ci hanno dato, come dire, conforto a queste iniziative che abbiamo fatto. Continueremo su questa strada. Ma ricordatevi, come dice il professor Corporato, chi ne ha perso vinta, per usare il termine di dire al carico, sono esattamente gli agricoltori, cioè sono quelli che stanno sul territorio e che tutti i giorni hanno a che fare con queste cose. Se non ce l'hanno bene, se ce l'hanno peggio, però loro sanno lo stato di salute. Loro e noi, assieme, le associazioni di salute, per questo dovremo portare avanti questa battaglia che, ripeto, non va al di là del solo dire. Come dice quel titolo di quel filmato, Mortan, Honey, ho pronunciato malissimo, come detto. D'accordo? Noi ci vediamo di bene, io non lo so. Gli altri se lo sono presi, tutti assieme andiamo avanti. Il rischio è, vedete, alto, non è secondario, è abbastanza alto. Domanda. Assolutamente, è tre ore che mi dovete fare una domanda. Se scopriamo. Ti portano di là. No, che mi si capisce. Io sì. Se si scopre un mito, dobbiamo avvertire l'USL, o i veterinari, o Torino. Io direi che il primo fronte sono gli agricoltori e le associazioni mistiche. Noi siamo in contatto con le associazioni presenti sul territorio, quindi il riferimento alla propria associazione apistica credo che sia il primo passo da compiere. Poi se ci sono, poi sulle singole casi noi siamo in contatto con l'associazione, ci si confronta e si prendono delle decisioni. Eccoci qua. Altro? Posso chiudere? Senza contare che la lì è anche detto. Ma senza contare che quella calabrone lì è anche una puntata di pelo prospettivo dall'altro punto. Sì, non abbiamo detto questa cosa perché almeno io non voglio metterla sul piano ape assassina, l'invasione del calabrone bulgaro, perché sono quelle cose un po' così. In realtà c'è, se ti attaccano tre calabroni, anche se non è l'igotorax, anche il cavolo fa la sua parte, però comunque sì, è chiaro che c'è anche questo, è aggressivo nel confronto dell'uomo, eccetera. Signori, adesso vi ringrazio veramente, grazie a tutti.